Federica Armiraglio, responsabile del FAI a Lentini, per presentare il Cristo Pantocratore restaurato grazie ai fondi del FAI. Insomma, un territorio ancora una volta al centro dell'attività del FAI. Sì, per noi è davvero un'eccezione finanziare due volte uno stesso luogo del cuore, ma Lentini per noi è un esempio davvero molto virtuoso. È stata un po' una scommessa all'inizio, questo primo finanziamento che avevamo assegnato qualche anno fa, ma la quantità di proprio di effetti virtuosi che il comitato insieme alla delegazione del FAI, ma la parrocchia, abbiamo visto che c'è stato un concorso di enti così importante che ha poi portato tanti altri restauri, poi l'importante finanziamento della regione siciliana, che ci sembrava davvero giusto riconoscere questo risultato, che vogliamo sia un esempio virtuoso non soltanto per questo territorio ma addirittura a livello nazionale, perché Luoghi del Cuore vuole proprio rappresentare una scintilla. Questo fanno i piccoli finanziamenti del FAI che mette in moto dei meccanismi virtuosi, e qui è davvero successo in modo esemplare per un luogo che è di grandissima soprattutto importanza storica e archeologica. Ci potrebbe essere un tris nella questa attività? Potrebbe. Allora, fate conto che siamo riusciti a finanziare Luoghi del Cuore, è un progetto che esiste dal 2003, in questi anni 118 luoghi appunto e 119 progetti se comprendiamo il doppio di Lentini. Ovviamente la missione del FAI è quella di sostenere tanti territori, ci sono tante aree anche secondarie, marginali, noi raramente interveniamo nelle grandi città, molto più spesso in appunto contesti territoriali più piccoli, dove è più, diciamo, più facile che un finanziamento del FAI possa poi portare all'innesco di altri meccanismi virtuosi laddove invece ci sono meno fondi disponibili. Quindi diciamo che vedremo che cosa succederà.